5 minuti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Vede, quello del Green Pass è avvertito in quest'Aula come un dibattito importante, un dibattito serio. E se lo è quello sul Green Pass, a maggior ragione lo è quello rispetto ai principi della libertà individuale, della democrazia, in un mondo che sembra aver perso sul punto le nozioni di base. Vede, Presidente, non appena è sorto il dibattito sull'utilizzo tutto italiano del Green Pass, che ricordiamo essere assolutamente avulso da quelli che sono invece i principi europei del Green Pass, si è scatenata contro tutti coloro i quali manifestavano delle perplessità su questa misura, una vera e propria mistificazione mediatica. Pur essendo vaccinati, ci siamo sentiti dire che eravamo dei Novax, pur essendo stato l'unico gruppo, quello di Fratelli d'Italia, ad aver presentato dall'inizio della fase pandemica proposte concrete per poter cercare di limitare la diffusione del virus, ci siamo sentiti dire che le nostre posizioni erano soltanto per recuperare dei voti in campagna elettorale. E vede, Presidente, nulla di tutto questo è vero. La verità è che noi siamo fermamente convinti che la democrazia abbia un valore. Il valore della democrazia è quello di tutelare le minoranze, è quello di tutelare il pensiero di chi la pensa diversamente dalla maggioranza, e non per questo deve essere tacciato di qualunque mistificazione in ambito politico. Noi siamo fermamente convinti che il Green Pass non serva per limitare la diffusione del virus, e questo ce lo dice non soltanto l'esperienza che c'è al di fuori dei nostri confini. Basterebbe banalmente guardare Israele, basterebbe banalmente guardare gli Stati Uniti d'America, dove è in corso la terza dose, nonostante la popolazione sia quasi abbia superato il 70% della vaccinazione globale. E allora il tema è un altro. Il tema è che il Green Pass è una questione di libertà, è una questione di democrazia, perché applicare il Green Pass limita principi costituzionali. Lo abbiamo già sentito in quest'Aula, parliamo dell'articolo 16 della Costituzione, ma parliamo più banalmente della possibilità di chi non la pensa come noi di poter esprimere il proprio pensiero, e non per questo dover essere discriminato. Il Green Pass crea enormi disagi e una distinzione all'interno della popolazione, come se in Italia ci fossero cittadini di serie A e cittadini di serie B. E noi questo non possiamo permetterlo, non è questa l'Italia nella quale siamo cresciuti, non è questa l'Italia nella quale dovremmo far crescere i nostri figli. Deve essere un'Italia invece che tutela le minoranze, che lascia la possibilità a chi la pensa in modo diverso di esprimere serenamente il proprio pensiero, perché esprimere il proprio pensiero è innanzitutto un diritto. E allora attraverso questo emendamento noi chiediamo che venga eliminata una misura che per noi è assolutamente fuori dalla concretezza e dalla logica di quello che invece bisognerebbe fare per eliminare davvero la circolazione del virus, e che bisognerebbe fare per dare serenità agli italiani anche rispetto alla volontà di fare le vaccinazioni. Non è attraverso un obbligo surrettizio che si può convincere la popolazione a prendere e ad assumere delle decisioni su se stessi. E allora, se questo è, noi chiediamo che il Green Pass venga eliminato, un Green Pass che prevede per esempio un controllo sui treni ad alta velocità, ma contemporaneamente non prevede alcun controllo sui treni regionali, che sono frequentati quotidianamente da milioni di pendolari. Un Green Pass che ancora una volta dà a carico dei ristoratori, dei bar, degli imprenditori la responsabilità che invece dovrebbe essere del governo e di uno Stato capace di esercitare, come un buon padre di famiglia dovrebbe fare. Grazie. Grazie, onorevole Lucaselli.